Il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia sono arrivati al servizio di Mondi per rappresentare la regina dopo che si è ritirata dall'importante evento reale all'inizio di questo mese. Camilla e Charles distribuiranno denaro a personalità di spicco della comunità durante l'evento alla St. George Chapel. Nel castello di Windsor la coppia reale si unirà alla congregazione nella cappella giovedì per il servizio annuale, che è un appuntamento importante nel calendario reale. Le immagini mostrano Camilla raggiante mentre arriva al servizio vestita con un elegante abito blu scuro e un cappello abbinato. Viene dopo che Buckingham Palace ha annunciato venerdì che la regina non avrebbe preso parte e il principe avrebbe invece distribuito i soldi di Mondi ai sostenitori della comunità. Il monarca distribuisce tradizionalmente denaro Mondi ai pensionati al servizio, ma non vi partecipa dal 2019 dopo che il servizio è stato cancellato due volte nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia di Covid-19. È la prima volta che Carlo interviene per l'antico evento con la principessa Eugenia che accompagna la regina all'ultimo servizio nel 2019. Oltre a perdere l'importante evento reale. Fonti affermano che la regina non dovrebbe unirsi ai membri della famiglia reale per il servizio di Pasqua Mattins alla cappella di San Giorgio Domenica, che cade quest'anno nel primo anniversario di suo marito, il funerale del principe Filippo. Secondo l'autore reale Omid Scovie, sarà il primo servizio della Domenica di Pasqua che il monarca 95enne perderà in 5 decenni. L'evento Mondi Money arriva poche settimane dopo che la regina, che ha avuto problemi di mobilità negli ultimi mesi, si è recata a Westminster per la cerimonia funebre del suo defunto marito, il principe Filippo, con altri membri dell'azienda. Secondo quanto riferito, c'è stata solo un'altra volta in cui la monarca è stata costretta a saltare l'evento e inviare un rappresentante durante i suoi 70 anni di regno. L'ultima volta è stata nel 1970, mentre era in tournée reale in Nuova Zelanda. La regina madre ha invece rappresentato sua figlia all'evento Mondi.